Se si alza un po' lo scappello, ma il battere sotto il... Non è vero, invece ci vuole. Come il maestro Miki. Allora, innanzitutto buongiorno e benvenuti a bordo di MSC Sea Shore. Devo dire che oggi è un giorno un po' speciale per noi. Oltre che le solite cose che vi dirò di Napoli e dell'importanza di Napoli, ma è speciale per un motivo vero, perché di fatto è quasi un anno esatto dalla ripartenza di MSC Crociera. Cioè noi un anno fa con un'altra nave, la MSC Grandiosa, sempre che veniva a Napoli, siamo ripartiti, primi al mondo nel settore delle crociere, con gli occhi del mondo addosso, ci guardavano tutti, eravamo ancora in piena pandemia, nessuno sapeva bene cosa fossero i tamponi. E noi devo dire, con un po' di follia, ma anche tanto aiuto da parte delle istituzioni, il 16 agosto precisamente del 2020 siamo ripartiti con una nave, MSC Grandiosa, che è venuta tutto l'inverno ogni martedì, era qua a Napoli. E quindi oggi arrivare dopo un anno è un momento di bilancio, e poter, prima di parlarvi di numeri, festeggiarlo con una nuova nave in un periodo di pandemia, per me è un successo incredibile. Considerate che noi in questo anno abbiamo fatto viaggiare in totale sicurezza sulle nostre navi molte decine di migliaia di ospiti italiani. Più di 100.000 italiani hanno viaggiato con noi quest'anno. Pensate che solo questa settimana di agosto nelle nostre navi ci sono oltre 12.000 clienti italiani. Dico che parlo di emozione, perché un anno fa era tutto fermo, era tutto chiuso, una totale incertezza per il futuro. Oggi non ci stanno tantissime certezze in più, un po' di vaccini, una situazione... Però la verità è che un anno fa siamo partiti con un'unica nave il 16 agosto, in questo momento abbiamo nel Mediterraneo operative 6 navi, abbiamo una nave operativa in Nord Europa, una nave operativa in Inghilterra, e proprio il 2 agosto, pochi giorni fa, siamo ripartiti anche da Miami con un'altra nave. Quindi in termini prospetti ci siamo ancora in pandemia, se non staremmo con le mascherine non avreste fatto il tampone prima di accedere, però vedo una prospettiva in questa pandemia, una capacità comunque di convivere e aver trovato un modello, che è quello di cui volevo parlarvi, prima di parlarvi e presentarvi la nave, che è la vera vittima della giornata, un modello per poter fare turismo in sicurezza. Cioè, noi un anno fa partimmo raccontando di questo protocollo, raccontando della bolla sociale, tutto il mondo ci guardava perché siamo stati la prima compagnia al mondo a ripartire, ma ci guardava tutta l'industria dell'ospitale. Perché la verità è che noi abbiamo dovuto, ritorno un anno indietro, affrontare in un momento in cui non ci abbracciavamo tra pareti, l'idea di mettere 3.000-4.000 persone tra equipaggio ospiti all'interno di una scatola chiusa per una settimana. Guardate che non è banale. E in più abbiamo dovuto scontare, io vi parlo molto in maniera molto discorsiva, un altro elemento che voi giornalisticamente potete valutare meglio di me. A marzo del 2020, il peggior posto al mondo in cui potevi stare era una nave, perché vi ricordate tutti la nave ferma in Giappone. Noi nel giro di relativamente pochi mesi, oggi a distanza di un anno, siamo diventati dal posto peggiore al mondo che poteva capitare, stare su una nave, al posto più sicuro al mondo. Perché oggi è smarcato che nell'industria dell'ospitality, non solo, questa è la vacanza più sicura che esista. Gli ascensori vengono igienizzati 48 volte al giorno, circa ogni mezz'ora. Io non credo che esista un ospedale che ha questo livello di igienizzazione. Siamo in questa sala, tutti abbiamo fatto il vaccino, il tampone, tutti siamo negativi. Il protocollo, perché ci ha permesso di ripartire, è un protocollo che prevede che gli ospiti nelle 48 ore precedenti l'imbarco debbano fare un tampone, debbano essere negativi. Poi si presentano al porto d'imbarco e gli viene fatto da parte della nostra azienda un altro tampone a cui debbono essere negativi. Con quelli accedono alla bolla sociale, la nave. Lo sconta, vedete, tutti gli ospiti a bordo della nave hanno braccialetto che aiuta molto in questo. E poi devo dirvi che in quest'anno si sono fatti ovviamente passi avanti anche sotto il profilo medico-scientifico. Poi penso innanzitutto ai vaccini, che 12 mesi fa non esistevano, oggi abbiamo una parte della popolazione nave vaccinata. Protocollo con i membri dell'equipaggio che vengono testati su base settimanale. Il fatto
per esempio, che le escursioni possono essere fatte solo in bolla protetta. Quindi quando al quarto giorno uno si sente male perché sviluppa positività al Covid, viene isolato, vengono tracciati close contact, ma la cosa più importante, secondo me, la vera parola d'ordine, viene gestito. Cioè avere la gestione per poter convivere con una situazione che non, nessuno di noi sa quando terminerà, tra 6 mesi, tra 1 anno, tra 3 anni, non lo sappiamo. Questo è il motivo per cui siamo ripartiti. Importantissimo con la parola ripartenza, perché l'industria, poi ritorno alla nave perché non voglio occuparvi di troppo tempo, l'industria croceristica in Italia è un'industria molto importante. Si parla sempre dell'Italia giustamente per la moda e per il food, ma l'industria delle crociere intesa in tutta la filiera, cioè costruzione di navi, gente che lavora a bordo delle navi, approvvigionamento delle navi. L'Italia è un'eccellenza mondiale, perché siamo bravissimi a costruirle, penso chiaramente a Fincantieri. Abbiamo una tradizione marinara millenaria, tutti probabilmente avete amici, parenti che sono stati o imbarcati, specialmente qua al sud, penso alla costiera o alle isole. Abbiamo una filiera agroalimentare che fornisce le navi. Pensate che nel 2019, anno record delle crociere in Italia, lavoravano nell'indotto, quindi costruzione, cantieristica, eccetera, 120.000 persone in Italia. Quindi a volte leggo legittimamente che si sciopera per una fabbrica che chiude con 300 addetti, massimo rispetto, però questa industria vale 120.000 posti di lavoro diretti nella sola Italia. E anche dati di fatturato vale un paio di punti del nostro PIL. Ma la cosa più straordinaria, mi domando sempre perché politicamente non venga mai sufficientemente cavalcata, che è un'industria in costante crescita. Cioè questa industria, parlo delle crociere, quindi non sto facendo solo spot a MSC, è un'industria che negli ultimi 20 anni, nonostante gli eventi che ben conoscete, funesti eventi, è sempre cresciuta a livello mondiale. Pensate che nel 2000 al mondo meno di 13 milioni di persone avevano fatto una crociera. Nel 2019 sono stati oltre 30 milioni. E tutte le maggiori compagnie di crociera hanno navi in costruzione fino al 2026. Costruire una nave significa immaginare l'utilizzo per i prossimi 30 anni, come potete, i tempi di ammortamento sono lunghi. Quindi l'idea di tutto il mercato è che questa industria, quindi il segmento crocieristico, continuerà ad espandersi a livello mondiale. Un'industria abbastanza flessibile alle crisi geopolitiche, in Tunisia c'è il problema, il barco, non si va più in Tunisia, un'area politica, un'area, un'economia particolarmente florida, penso al Sud America un po' di anni fa, si va in Sud America perché sono più soli, c'è esplosione del Far East, si posiziona in alto, perché c'è un vantaggio, quello dico come battuta, che il 70% del pianeta è coperto d'acqua. Il nostro unico vincolo è avere l'acqua, il resto poco importa. Detto a una serie di primati. È inutile che vi dico che penso sia bellissima, lo valuterete voi con la vista nave. Questa è la nave più grande mai costruita in Italia da Fincantieri, cioè la nave da crociera più grande mai costruita nella storia della marineria italiana. È stata costruita dai cantieri di Fincantieri a Monfalcone, costo circa 1 miliardo. Anche qua non vi voglio dare dati economici sull'impatto diretto e indiretto sull'economia italiana. Ma solo questa nave costa 1 miliardo. Nave da oltre 2.200 cabine, oltre 5.600 ospiti. Io quando vedo una nave che ritorna in servizio penso innanzitutto alle migliaia di posti di lavoro che quella nave c'è. La nave che vedete, la Preziosa, che purtroppo è ferma qua nel porto di Napoli, io affacciandomi al balcone di casa mia la vedo e penso che ci sono 1.200 posti di lavoro in meno rispetto a quando quella nave era lì. Su questa nave lavorano circa 1.300 persone in questo momento, l'indotto, escursione e quant'altro, potrei parlarvene per ore. Come nave, a livello progettuale, l'evoluzione di un progetto che avevamo già iniziato con due navi che si chiamano Seaside e Seaview, questa nave è stata, infatti come progetto si chiama Seaside Evolution, EVO, perché è un'evoluzione di quella nave più grande e come sempre avviene quando si fa un prototipo è stata migliorata in tutta una serie di dettagli. La caratteristica principale di questa nave è il grande spazio esterno, ci sono 13.000 metri quadri di spazio esterno. Tipicamente le navi da crociera lo spazio esterno è nei ponti superiori, al top della nave dove sono le piscine.
Qui la particolarità è qua la potete apprezzare, siamo al ponte 8 e si può interagire con l'esterno, ma normalmente questo è l'anno da qui. Quindi c'è tutta questa passeggiata e c'è quella che definisco un'osmosi tra la parte interna della nave e la parte esterna della nave, lo troverete intorno a tutto il ponte 8. E questo è anche il motivo per cui una nave immaginata per climi caldi e per seguire, noi diciamo, per seguire il sole. Motivo per cui adesso ha iniziato la sua operatività nel Mediterraneo utilizzando appunto le sedi del crociere di sette notti, Genova, Napoli, Messina e poi Malta, Francia e Spagna, e farà questo itinerario fino a fine ottobre. Dopodiché a novembre verrà trasferita ai Caraibi e farà itinerari di sette notti da Madrid, dove stiamo facendo dei grossi investimenti. Quindi ha anche una caratterizzazione, lo vedrete, quando farete il gironale, abbastanza legata al mercato americano, perché è pensata per fare l'estate qua nel Mediterraneo, ma il prossimo inverno lo farà ai Caraibi, dove chiaramente il mercato principale è appunto il mercato americano. Altra caratteristica di questa nave, che è un po' un focus del nostro armatore, è la sostenibilità ambientale, che nel nostro caso non è solamente cavalcare qualcosa che va di moda, ma è una vera e propria mission per il nostro armatore.